Terza parte di Ci Siamo, girone B, prima divisione, anche qui partiamo con i risultati della 28esima giornata. Alto Adige Triestina 1-1, Barletta Portogruaro 1-1, Bassano Andria 0-2, Carrese Prato 0-0, Cremonese Frosinone 2-0, il Lanciano ha vinto 3-1 a Latina, 1-1 tra Piacenza e Siracusa, 3-0 dello Spezia sul Feral Pisalò, Trapani Perego Crema 0-0, cambia poco in testa alla classifica, dove il Trapani ha sempre 8 lunghezze sul Siracusa e 8 sullo Spezia, che adesso è insediato al secondo posto. Poi Lanciano 45, Cremonese 42, grande ammucchiata per la zona playoff, meno 1 il Perego Crema, meno 2 Carrarese e Alto Adige, più defilato il Barletta e il Portogruaro. La zona calda, Frosinone 33 insieme alla Triestina, Prato 30 insieme al Piacenza, Latina 29, Andrea 27, Feral Pisalò 27, chiude la graduatoria il Bassano che di punti ne ha 23. Besana, la tua considerazione su questo raggruppamento B, sempre molto più avvincente rispetto all'altro. Sì, sì, c'è più incertezza sia in vetta che in coda. Noto che c'è una grande frenata del Trapani e... penso il Siracusa che non ne approfitta. Come? Il Siracusa ma è una costante, sono un po' di settimane che andiamo avanti così. Credo che il Trapani stia andando, sì, ormai stia, come dire, arrivando per forza di inerzia al grande traguardo, che è un traguardo anche ispirato per certi versi inizio stagione, no? Sì, a inizio stagione io avevo inserito il Trapani come outsider, squadra sì, da playoff, sì, secondo me, però addirittura che vincesse il campionato è una grande sorpresa. Adesso, se lo meritano, perché non dimentichiamo che in inverno hanno fatto 9 vittorie consecutive, che poi sono i risultati, ora stanno andando che hanno avanti un po' il solco con le inseguitrici. Allora, prima di passare alle immagini di Piacenza-Siracusa, Piacenza perché ha saputo fallito il Piacenza, ha saputo fallito in campo, però ha venduto caro la pelle sul campo del Siracusa, dopo vediamo è andato sotto e ha recuperato, dopo quindi vediamo le immagini. Come sempre Besana mi destabilizza la no, scaletta, no, non ti destabilizzo, suo... voglio vederle anch'io. Allora, Nicolò Schira, una notizia che avete anticipato voi di tutto Lega Pro, un cambiamento importante alla Spezia, dove vediamo appunto dal vostro sito Nelson Ricci, che è il nuovo direttore generale, no? O sportivo? Questo è un grande interrogativo. No, non è che non anche si perché sa. Non è ancora ufficiale. Anche perché proprio nel tardo pomeriggio c'erano gli incontri definitivi per siglare gli accordi, le firme sul contratto. Sicuramente direttore sportivo, anche perché non c'è un DG, ma c'è un amministratore delegato, sì, a Spezia, che è Beppe Spalenza, che sicuramente fino a fine stagione rimarrà. Poi lui e Serena, conoscendo il si personaggio, valuterà, no, si valuterà caro Giancarlo. Un po' particolare Besana questa curato, scelta di mandare via Zocchi con la squadra che adesso finalmente sì, si è ripresa ed è seconda in classifica. Non conosco bene la realtà dello Spezia, so che per carriera conosco Ricci, quindi non vabbè, un grande direttore. La domanda se debba fare il direttore tecnico generale è quasi oziosa, perché lui se prende in mano la situazione la prende in mano in toto, quindi penso proprio che sarà un DG più che un DT. E allora andiamo a vedere le immagini anche di Spezia Feral Pisalò, un tris a firma sì, Evacuo, Buzzegoli e Casoli. Intanto siamo andati a Piacenza. Sai che Evacuo? Sai che Evacuo in origine. Chiedo alla regia se è possibile vedere prima le immagini di Spezia Feralpi, poi dopo quelle di Piacenza. Vai, una curiosità, dicevo Evacuo che ieri ha marcato su rigore il primo gol del trittico vittorioso dello Spezia. In origine, me lo diceva un suo caro amico d'infanzia, faceva il portiere. Questa è una ve la vendo così. Lui nasce portiere e è un portiere anche di talento. Poi viene notato e fa carriera come punta, ma diventa punta quasi per caso. A dire che spesso tra i portieri e le ali sinistre e i centravanti c'è un'affinità totale. C'era Castellini, il mitico, te lo ricordi? Giaguaro? Il mitico Giaguaro, no? Che era un fenomeno tra i pali, ma era ancora più forte nelle partitine così, sai, infrasettimanali. Faceva il centravanti, faceva gol spettacolari. Allora ho voluto dirvi questa di Evacuo perché io Evacuo lo seguo con particolare simpatia. Voglio che Evacuo lo Spezia vada in Serie B. Vado partita così, condizionata dall'espulsione di Blanchard dopo 5 minuti, difensore del Feral Pisalò. Esattamente Stefano, fallo da ultimo uomo su Junco lanciato a rete, il dischetto implacabile Evacuo per il gol dell'1-0, dopodiché un monologo spezzino con il raddoppio in extremis di primo tempo grazie a Buzzegoli che torna al gol, giocatore che insomma fa la differenza in questa categoria come pochi e poi il 3-0 nel finale da parte di Casoli, uno Spezia che ha vinto in scioltezza, che ha agganciato il Siracusa al secondo posto
e che insomma vuol blindare la seconda piazza, perché sappiamo che ai playoff ti dà un vantaggio non indifferente. Ma cosa ci fanno i Vannucchi, i Buzzecoli, lo stesso Evacuo, magari in misura minore, in questa categoria? Junco stesso, Junco, no, giocatore. Spezia ha un budget importante, ragazzi, ha speso tantissimo, appunto, per vincere il campionato. Che cosa ci fanno? 6,5 milioni di euro ha speso. Junco è un giocatore, un po' discontinuo, ma di grandissimo talento, ragazzi. Vero. Quindi hanno un potenziale strepitoso. Poi questo ragazzo Casoli, che ha un passo, se lo ricordo, non ricordo male, ha un dinamismo notevolissimo. Quindi questa è la squadra più accreditata per andare su, secondo me. Vero, vero, vero. Soprattutto per vincere i playoff. E poi la piazza, la risposta del pubblico. L'abbiamo detto più volte, il picco è davvero una... Beh, un po' meno rispetto agli anni passati. C'è stato un po' di disaffezione quest'anno, per un po' di delusione, proprio perché sono stati grandi investimenti. Si pensava di vincere il campionato anche a mani basse, la squadra ha fatto molta fatica. Però Nicolò, adesso c'è un po' di disamore. Adesso però, con questa svolta ennesima societaria, magari le cose potranno cambiare. Comunque c'è da dire che non è che poi Zocchi avesse fatto male, perché comunque la squadra è in semifinale di Coppa Italia, per quello che conta la Coppa Italia Lega Pro, ed è comunque al terzo posto, diciamo, in piena zona. Diciamo secondo, terzo posto, a seconda degli scontri diretti che al momento premiano. Nicolò, diciamo una cosa, diciamo che è tutto relativo, anche questa presunta disaffezione della piazza, perché 4.000 spettatori comunque, non nel momento più di maggior riscontro. Sicuramente, decisamente di meno gli spettatori a Piacenza, 650, dove si sta vivendo una situazione davvero drammatica. Il Piacenza è praticamente fallito, a fine anno sarà venduto il titolo all'asta. Ieri in tribuna ad assistere alla partita tra gli emiliani e la Siracusa c'erano anche i curatori fallimentari, ma la squadra sta veramente lottando con grandissima dignità in questo campionato per anche salvarsi. Sarebbe un piccolo miracolo sportivo da parte della squadra di Monaco, Nicolò. Sì, sicuramente è un Piacenza che sul campo sta vendendo carissima la propria pelle. Purtroppo però, parlava prima Giancarlo, oggi le classifiche molto spesso sono fatte dai giudici sportivi, dai tribunali, e Piacenza è fallito e rischia seriamente, in caso di retrocessione, avrà altri punti di penalizzazione. E questo è un rischio molto concreto. Oggi c'è stato un deferimento per Garilli e per l'amministratore delegato Claudio Molinari, dunque la situazione da questo punto di vista è assolutamente preoccupante. Sul campo ieri è stata una partita non molto spettacolare, anzi abbastanza sonnacchiosa, mi hanno raccontato le persone che erano a vedere la sfida al Garilli. Il Siracusa è passato subito in vantaggio con un'azione di destra con l'autorete di Bini, poi nel pareggio, nel finale il pareggio di Rodriguez, un punto per uno, però sono sembrate due squadre fisicamente non brillantissime, insomma le tossine di una stagione logorante si iniziano a far sentire e magari in molti casi la testa è già proiettata ai playoff e ai playout. Vero, playoff che nel girone B... Una cosa velocissima. Andiamo a vedere la classifica del girone B. È stato ricordato Vigor Bovolenta, il grande campione di volley scomparso, che ha giocato a Piacenza, che era qualche legame appunto con la piazza di Piacenza, quindi, e questo è stato sicuramente un bel gesto. Poi mi viene invece una cosa che c'entra quasi nulla, per chi volesse acquistare qualche società con un certo pedigree, con un certo passato, il Piacenza è sulla piazza, quindi vorrei fare un assist a qualche mio amico industriale che conosco. Se non gli cedono una società che mi sta a cuore... Di solito proponi il Monza e stasera proponi il Piacenza. No, sto dicendo, se non gli cedono... Sta cambiando, sempre bianco rosso. No, ho un'idea però. Se a questo amico industriale, ben intenzionato per acquistare il Monza, se dovessero respingere ancora con perdite, propongo di sbarcare a Piacenza. Ma c'è anche la Spal. Almeno provo con un po' di movimenti. Ce ne sono tante. Rivediamo. Infatti sarà un mercato che partirà dopo Pasqua, con l'acquisizione di nuove società. Il Casale ha una grande storia. Qui resterebbero anche i colori sociali sono gli stessi. Quindi al mio amico... Seguitemi per favore, vediamo per cortesia ancora la classifica del girone B di prima divisione, perché dicevamo una grande lotta con Cremonese 42, Pergo Crema 41, che sarà penalizzato il Pergo Crema, Carrarese Alto Adige 40, mi fermerei qua, no, Nicolò Schira, per quanto riguarda la zona playoff, ma sarà una lotta anche affascinante. Anche se terrei come outsider, anche se sta perdendo molto terreno il Barletta, perché ha un organico assolutamente di alto livello, anche se i risultati non stanno arrivando in casa. Besana, in casa fai sempre il tifo per il Sudtirol di Giovannino Stroppa, per la zona playoff? No, per simpatia Giovannino Stroppa, ma io sto tifando in questo girone per la Cremonese, vedo con piacere
che ieri ha vinto 3-0. Lo Spezia, no, lo Spezia la Cremonese. Quando arriveranno lo spareggio deciderò. Dai, va bene. Quando arriveranno la finale deciderò, perché anche la Cremonese mi sta a cuore per vogliamo fare un pronostico. Io invece vorrei spendere 30 secondi per il Lanciano, quarta vittoria 10 consecutiva. 10 secondi, Lanciano. Quarta vittoria consecutiva del Lanciano, grande lavoro di dello Zemagnano, mister Gautieri, un calcio brillante e spettacolare, ieri 3-1 a Latina, e Lanciano che sta ipotecando i playoff. E che gioca davvero un bel calcio, forse il migliore del raggruppamento B. Quelli che giocano un calcio migliore non vincono mai. Andiamo a vedere i risultati del girone A, seconda divisione, 1-1 con polemica tra Cuneo e Renate, 0-0 tra Giacomense e Borgo Buggiano, il Treviso ha vinto 2-0 a Lecco, 1-1 tra Montichiari e San Marino, 2-1 del Poggi Bonsi sull'Alessandria, 0-0 tra Propatria Bellaria e Rimini Mantova, 2-1 del Sant'Arcangelo sulla Bonifacese, 1-0 del Savona sul Casale, 1-1 tra Valenzana e Dentella. Classifica: Rimini punti 56, Cuneo punti 55 insieme alla Casale, Treviso 54, Rimini 53, Poggi Bonsi 48, questa è la zona playoff, inseguono a meno 2 Entella Sant'Arcangelo, Entella di Sant'Arcangelo per l'appunto a quota 46, scendiamo in zona playout, Giacomense 37 più 3 sulla coppia, anzi pardon, sul Mantova, Montichiari 33, spera ancora il Lecco a quota 26, San Bonifacese 25, Valenzana 23, le ultime tre scenderebbero in Serie D. Passiamo anche al girone B di seconda divisione, Arzanese Campobasso 2-0, Chieti Paganese 2-1, Ebolitana Normanna 1-1, Fondifano 1-1. Il successo del Gavorrano 3-0 sul Giranova, come dell'Isola Liri 4-1 sul Celano, Melfi L'Aquila 0-0, Neapolis Milazzo 1-1, vittoria pesante del Catanzaro 2-0. In casa della Vibonese, poi successo interno delle Vigor Lamezia 1-0. Sull'Aprilia ha riposato il Perugia, Catanzaro che adesso ha un punto in più proprio sugli Umbri, zona playoff, Vigor Lamezia, L'Aquila, Chieti e Paganese, insegue il Gavorrano a meno 1 dalla Paganese, poi zona playout, Vibonese punti 31 insieme all'Isola Liri. Le ultime tre sono Melfi, quota 30, Ebolitana 27, il Celano che ha quota 22. Sembra davvero spacciato. Velocissimamente. Sembra grandissima bagarre in questo grande, girone. Grande, vero, vero. Girone molto interessante. Dobbiamo correre, andare a vedere il prossimo turno per quanto riguarda il girone A di prima divisione. Posso eccolo dire solo qua una cosa: in 10 secondi è saltata una panchina in seconda divisione del girone A, esonerato Roberto Rossi, ex vicere di Zaccheroni, che sedeva sulla panchina della Valenzana. Avellino Benevento, Carpi Como, Taranto Foggia, Trizium Foligno, poi vediamo un attimino, Spalla Reggiana, Pavia Pisa, Ternana Monza, Trizium Foligno, abbiamo già detto, Viareggio Provercelli. E Lumezzane e Sorrento. E Lumezzane e Sorrento, ho fatto un po' di confusione con il prossimo turno. Vediamo anche il girone B velocissimamente per cortesia regia. Andria Alto Adige, Feralpi Salò Cremonese, Frosinone Piacenza, Lanciano Trapani, Perego Crema Barletta, Porto Gularo Latina, Prato Spezia, Siracusa Carrarese e Triestina Bassano. Questo è il quadro della 29esima giornata. Io ringrazio i miei ospiti, Giancarlo Besana, Nicolò Schira, tuttolegapro.com. Alla prossima. Ci rivediamo buonanotte lunedì a tutti. Sempre buonanotte a partire dalle 23. Buonanotte. Buonanotte.